Appuntamenti in agenda per domenica 16 luglio. Mercatino Arte e Gusto a Santo Stefano d'Aveto, per tutta la mattina prodotti a chilometro zero e artigianato locale nel Parco degli Alpini. Chiude la mostra Emozioni a Zoagli, allestita a Villa Vicini, esposte pitture di Fulvia Steardo e Francesco Cassanelli, è aperta dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23. Dalle 16, rievocazione storica del Palio Marinaro del Tiguglio. La sfilata partirà dal centro di Chiavari con l'arrivo sul lungomare, seguirà la gara. Dalle 21.30, serata comica con Enzo Paci e Daniele Raco. Prosegue in tutti i sensi, autori in mostra al Santuario di Nostra Signora della Misericordia di Savona. Alle 20.30, scrittori e artisti offriranno spunti di riflessione sul tema della vista. Tutta Curpa de Garibaldi è la commedia in dialetto genovese che sarà portata in scena dalla compagnia I Ruspanti alle 21 sul piazzale della chiesa di Caminata a Né. L'estate di Rapallo si anima con il giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani, l'inizio alle 21 nel parco di Villa Porticciolo. Alle 21.30 in piazza Caprera Santa Margherita Ligure, videoproiezione della commedia Maneggi per maritare una figlia di Gilberto Govi. Prosegue Cinema e Libri al Ducale di Genova. Alle 21.30 nel Cortile Maggiore sarà proiettato Emily, il film che racconta la vita di Emily Brontë. Alle 21.30 in Piazza delle Feste a Genova, spettacolo La leggenda del pallavolista volante, teatro, sport e comicità con lo sportivo campione del mondo Andrea Zorzi. Appuntamenti in agenda per lunedì 17 luglio. Alle 21, nei chiostri dell'Abbazia di Finalpia, a Finale Ligure, si esibirà il Trio Desio, in programma brani di Haydn, Beethoven e Shostakovich. Alle 21, alla Società Economica di Chiavari, Riccardo Buelli e Margherita Casaretto parleranno del telegrafo all'epoca di Napoleone, la serata è a favore dell'Istituto Baliatico. Alle 21.15, in Piazza Caprera, Santa Margherita Ligure, concerto della Filarmonica Colombo, il programma attraverserà il continente americano da nord a sud. A Casarza Ligure c'è Quante Storie, rassegna di teatro per famiglie. Alle 21.15 a Francolano andrà in scena Sale Magico di e con Piergiorgio Vimercati, ossia Mago Barnava. L'ingresso è gratuito. Alle 21.15 nel chiostro di San Giorgio a Moneglia il meglio del pop americano con The Palm Court Quartet, concerto per violino, viola e violoncello. Prende il via il 25esimo Festival Organistico Internazionale. Alle 21.30, concerto di apertura nella chiesa di San Giovanni Battista a Cervo d'Imperia. E infine, Mission Impossible è il nuovo film di Christopher McQuarrie che sarà proiettato sul lungomare di Pegli in stile silent cinema, ossia con le cuffie, l'inizio alle 21.30.